come l'hai conosciuto? Io l'ho conosciuto sul set di Senso. Lui faceva già l'aiuto regista di Visconti insieme a Francesco Rosi. E tutti e due avevano fatto prima Terra Trema e poi Senso. E in Senso credo che lui abbia lavorato anche un po' come l'aiuto di Escoffier nei costumi. Cioè già, perché lui veramente è un grande disegnatore di modelli e poi ha fatto anche delle scenografie sue meravigliose. Quindi non è solo il regista, è proprio ha fatto delle cose veramente che rimangono nella storia, almeno della musica classica sicuro. Lavorando con Visconti, i momenti che magari c'era già quasi una competizione, anche se quello aveva 40 anni di meno, 30 anni di meno, 20 anni di meno, non lo so, ma insomma c'era quasi una competizione, ma non c'era mai una tranquillità. E io ho preferito lavorare con Visconti anche perché facendo il Gattopardo ho fatto praticamente il capolavoro di Visconti, ma non me l'aspettavo perché con Luchino almeno io ci lavoravo con molta confidenza, quindi lui ci permetteva di dire al microfono, nella scena della battaglia, io arrivai con una giornalista che si chiamava Lucarelli e lui al microfono davanti a 4.000 comparse, urlava Lucherini e Lucarelli, disturbano il set, fuori, e mi faceva ridere. E poi con lui ti sei ritrovato per Amleto, no? Avete lavorato? Abbiamo fatto Amleto, difficilmente perché loro tutto è stato girato a Londra, con Mel Gibson. Con un cast pazzesco. Sì, ma Mel Gibson insopportabile, non andavano d'accordo proprio. E quindi andavamo sul set due volte e non ci siamo più tornati, perché non era possibile. A me poi l'Amleto mi è piaciuto molto. L'ha girato con molto fastidio, perché tra l'attore Mel Gibson e lui non andavano più d'accordo, ma dopo due giorni di lavoro, quindi puoi immaginare che inferno. Guarda come poggia lieve la guancia su quella mano. Oh, fossi un guanto su quella mano per poterle almeno sfiorare la guancia. Romeo e Giulietta, comunque, no? Bellissimo. È una grande storia d'amore, no? Insomma, come la vedi tu? Perché con questo Olivia Hussey... Il cambiamento sembrava West Side Story. Cioè, veramente era la lotta dei ragazzi al principio fra Mercuzio e... è meravigliosa. Poi, non so, in Callas Forever un po' meno, però a me è piaciuto anche Storia di una capinera. Uh-huh. Ci sono gli ultimi 10 minuti che sono veramente da ricordare. Ecco, il film vale forse per gli ultimi 10 minuti che sono meravigliosi. Stiamo parlando di un grande nome internazionale. Le sue opere, le sue regie liriche è andato in tutto il mondo. E poi ha fatto i grandi teatri d'Europa e in America. Forse è stato capito di più fuori, non lo so, diciamo una banalità, ragion dicendo questo? Ma no, lui non ho capito mai perché la critica non è mai stata molto favorevole a Franco, perché Franco valeva molto di più delle critiche che abbiamo letto. Forse il suo carattere, forse il fatto che sempre si doveva parlare di Visconti e lui magari non ne poteva più. Sono andato a delle feste in casa sua, un giardino pazzesco, un roseto pazzesco. La mattina prima di fare colazione lui scendeva, forse in pigiama, andava a levare i rami secchi o il fiore che stava cadendo. Insomma, ecco, il giardino e poi la colazione. Ogni cosa. Non puoi servire due padroni. Dio e il denaro. In Italia lui rimane il regista di Gesù di Nazareth. Secondo me quello è il suo capolavoro. Perché? Ma perché ho visto tante volte i film con altri registi, ma
l'amore che lui ha dato al personaggio di Gesù, ecco, forse non l'ho mai visto in altri film. Ma tutta la sceneggiatura, gli attori, i posti, veramente un capolavoro. Di una modernità, il modo di girare che sembra fatto un anno fa.